Allora, qui partiamo dal materiale della tortilla, dove iniziamo a riempire manualmente i nostri aghi in questo modo. Poi, una volta riempito l'ago, viene tagliato il filo, va bene, e viene iniziato a essere cucito intorno per attaccare, diciamo, la rete al cerchio. Questi cerchi sono in PVC. Viene fatto un nodo per fermare l'innesto, evitare che il cerchio si apra. Preso maglia per maglia e fermato ogni 4 giri più o meno. Questo settore noi lo chiamiamo imposta ed è possibile conteggiare, diciamo, le maglie e vedere più o meno quante maglie della rete vanno cucite ogni imposta sul cerchio, per far sì che il rombo della rete rimanga né troppo stretto né troppo tirato. Nodi che uso per dividere all'inizio la rete più o meno occhio intorno al cerchio. L'importante è che il rombo della rete sia sempre più o meno di questa grandezza, per come mi ha insegnato il maestro. Quasi arrivati alla fine.
qui torno a fermare il nodo all'inizio. Come vedete la rete è perfettamente dritta e perfettamente distribuita intorno al cerchio. Cordini in modo che non si possano sciogliere. Qua, e da qui poi si va al secondo cerchio.